Ciao ragazzi, benvenuti su provacellulari.it. Quest'oggi proviamo, o meglio, facciamo l'unboxing dell'Alcatel Scribe, l'Alcatel One Touch Scribe Easy. Il dispositivo con pennino da 5 pollici con risoluzione 480x800 pixel, quindi con 187 ppi, quindi uno schermo non definitissimo dell'Alcatel. Il telefono è questo, poi lo andiamo a vedere. Andiamo prima e vediamo cosa c'è dentro. Abbiamo il cavetto USB, mini USB, poi abbiamo le cuffie e le troviamo in questo caso in ear, di buona fattura. Abbiamo poi il pennino, in questo caso di colorazione argento più nero perché il telefono è nero, più la flip cover, o meglio una sorta di cover che si applica magneticamente, ecco, che va a coprire il telefono e funziona praticamente in questo modo. Davvero comoda e particolare. E più naturalmente il caricatore, questo qui. Bene. Poi nella confezione troviamo anche, vabbè, qualche diciamo guida rapida più la garanzia e nulla più, ma direi una dotazione da parte di Alcatel ben fornita. Poi andiamo a parlare del telefono. Allora, la prima cosa diciamo che spicca di questo telefono è uno, la grandezza e le dimensioni. Diciamo che a me sembra un po' una padella, devo essere sincero, anche se sono sempre stato molto, sapete che io amo l'Alcatel, è una delle aziende che a me piace di più dal punto di vista dei telefoni che sono stati fatti quest'anno. Questo telefono però esteticamente mi sembra un po' padelloso, molto pesante, 160 grammi e soprattutto abbastanza largo, quindi diciamo che le dimensioni sono di 143 mm di altezza per 76,4 di larghezza per 9,8 mm di spessore, per un peso appunto, ripeto, di 160 grammi. Abbiamo poi fotocamera posteriore da 5 megapixel che registra video in HD con il flash LED e la fotocamera frontale da 0,3 megapixel con sensore di prossimità e di luminosità e il padiglione auricolare. Abbiamo WiFi, Bluetooth, GPS e HSDPA e quindi tutto quanto quello che serve per la connettività. Poi abbiamo un processore dual core da 1,2 GHz e abbiamo 4 GB di memoria interna e 512 MB di RAM e una batteria a litio di 2500 mAh che sembrerebbe abbastanza performante. Poi andiamo a vedere. Lato superiore, tasto allora di accensione più il jack da 3,5. Lato sinistro, lo slot per la micro SD e per la seconda SIM solo in 2G, visto che questo telefono è anche dual SIM, più l'ingresso mini USB. Sotto pulito, a destra abbiamo il bilanciere del volume più l'ingresso per la prima SIM che è anche in 3G. E dietro abbiamo appunto la fotocamera, come già detto, da 5 megapixel più il flash LED, più il secondo microfono per la soppressione dei fruscii e lo speaker qui dietro. Quindi dicevamo, un dispositivo che abbiamo il piacere di testare, soprattutto per l'innovazione di questa custodia e di usare il telefono con appunto il pennino. Quindi ci riserviamo qualche giorno per testare il telefono, poi daremo le nostre conclusioni. Come sempre, scriveteci sul provacellulari.it per alcune prove, alcune cose che volete sapere e alcune delucidazioni sul telefono. Grazie e ciao a tutti, ci vediamo alla videoprova del Alcatel One Touch Scribe Easy. Grazie.